solcare i mari è reale. Navigare è virtuale. Suzuki è Smart Vai. Acquista il tuo motore fuoribordo Suzuki. Approfitta delle promozioni sul nuovo negozio online. A Barcellona Porto, il prodotto per adesso di punto, l'ammiraglia della cantiere di marchi, che si chiama Dialet 85, è una novità di un'imbarcazione open di 6 metri, denominata, ahimè per i siciliani, Amuni. E sapete che significa Amuni? Amuni è un dire andiamo a fare qualcosa di bello, Amuni, andiamo. Puntiamo molto sulle eccellenze, in questo caso campo della nautica. Abbiamo investito diverse risorse, parliamo di circa 5 milioni di euro per l'internazionalizzazione, e una parte di queste risorse le abbiamo investite per portare le aziende siciliane che si occupano di nautica in giro per il mondo. Oggi siamo qui a Barcellona, devo dire che ho incontrato le diverse imprese, le 18 imprese che sono qui presenti, e devo dire che sono veramente contento di come sta andando la fiera. E ripeto, la fiera è il luogo dove si instaurano importanti relazioni commerciali, dove si cresce e dove si può rafforzare il sistema di competitività aziendale. Per cui sono fiero di aver messo delle risorse importanti per questa fiera. Parlavamo poc'anzi col direttore, il prossimo anno già stiamo facendo una buona programmazione, dove Barcellona sarà un importante punto di riferimento per le nostre aziende siciliane che si occupano di nautica. Dottoressa, questo possiamo chiamarlo il viale della regione siciliana, è lo spazio che l'assessorato ha preso qui in fiera, dove ci sono le aziende che avete portato qua. Esatto, qua abbiamo realizzato la collettiva della regione, in tutto sono 18 aziende, abbiamo 6 cantieri che sono quelli che vedete da ambo i lati, e più avanti abbiamo le altre tipologie di azienda nelle quali ora ci stiamo recando. Diceva il diving, il diporto, quindi le marine, gli accessori, un servizio completo. Sì, sì, il settore della nautica è un settore che ha moltissimo indotto e quindi è molto importante coinvolgere tutte le aziende. E qua non abbiamo per esempio le aziende che lavorano l'acciaio, che sono importantissime, le tappezzerie della nautica, che purtroppo però non sono presenti in Sicilia. Spesso i cantieri si devono rivolgere ad altre regioni, e sarebbe importante invece realizzarle anche nel nostro territorio siciliano. Avere qui anche la presenza delle marine, quindi degli approdi, vuol dire soprattutto anche incrementare e lavorare in sinergia con l'assessorato al turismo. Certo, perché le marinerie sono il punto di forza, cioè se non quello che richiamano il turismo soprattutto di lusso, se pensiamo alla marineria che è stata realizzata adesso a Capo d'Orlando, quella di Ragusa, sono delle marinerie internazionali che richiamano turismo nautico di lusso. Sì, noi di Marina di Cala del Sole siamo molto felici di poter rappresentare la nostra regione qui al Salone di Barcellona e di offrire ospitalità a diportisti da tutto il mondo. Artemar si trova in Sicilia, a Termini Imerese, in provincia di Palermo, tra Cefalù e Palermo. Siamo in un golfo, siamo un'azienda che è nata nel 1992 e ci occupiamo di nautica a 360 gradi. Praticamente ci occupiamo dalla manutenzione al posto barca, al posto vendita, e ci occupiamo anche di sbrigo pratiche. Diamo il servizio completo al nostro cliente. Prevalentemente ci occupiamo di clientela e di clienti esteri. E abbiamo abbiamo molti posti barca, che è ampi spazi per offrire servizi ai nostri clienti. Io sono Daniele Scimè, il fondatore della Magic Sailing Charter. Nasce nel 2016, noi siamo una realtà siciliana, abbiamo voluto credere nella Sicilia e nel turismo nautico che si sviluppa appunto in Sicilia. Noi abbiamo la base a Capo d'Orlando,
e ci occupiamo di charter nautico con catamarani per le isole Eolie, che sono le isole tra le più belle che abbiamo in Sicilia, anche le isole Egadi. Abbiamo portato in giro non solo le imprese, ma anche la nostra cultura, le nostre tradizioni. Lo stand Sicilia, il posto dove dove sono insediate le nostre imprese, vedo che c'è tanta gente che è curiosa. Sì, effettivamente da questa fiera di Barcellona prendono il mare, le Sicilie, dei nostri piatti ideati, food boarding per le imbarcazioni, in principal modo di tutto il mondo, ma anche in maniera speciale le nostre siciliane. Buongiorno, noi abbiamo il piacere di supportare le aziende manifatturiere della Sicilia proprio perché abbiamo un prodotto unico, assolutamente unico, la cannoloterapia. E non è mangiare soltanto un cannolo, ma gustare con i cinque sensi il riempimento, la vista, il gusto e lo. Metti not only boat, a lifestyle. Made in Italy with passion and elegance. But elegance is not enough. Scanner Marine, special boat for special people. È il sentiere di un cannolo che è l'archetipo della Sicilia in tutto il mondo. Siamo riusciti quest'anno ad organizzare insieme, grazie alla Regione Sicilia, questo splendido evento
e di conseguenza a partecipare a questo splendido evento e io sono riuscito con grande orgoglio a riuscire a portare a Barcellona la nostra ammiraglia, la nuova nata che è stata presentata per la prima volta in un salone nautico a Genova un paio di settimane fa e adesso è arrivata anche in Spagna con, devo dire, grandissima soddisfazione perché anche in Spagna questa barca è molto apprezzata e per noi è motivo di orgoglio. Io quando incontro delle imprese la prima cosa che chiedo è se tutto va bene e se il servizio che ha reso la regione siciliana è stato un servizio importante. Ho visto tanta gente che era contenta di partecipare a questa fiera, è chiaro che dobbiamo modificare qualche aspetto, per cui io sono venuto qua anche per vedere di presenza appunto come andasse la fiera, per cui però in linea di massima tutto procede bene. Le aziende, ripeto, sono molto contente, ho visto anche delle relazioni commerciali importanti e la possibilità di portare il nostro marchio all'estero, questa è una cosa molto importante. Sì, noi ci occupiamo della vendita di imbarcazioni nuove e usate e poi seguiamo il cliente in tutte le fasi della sua vita in mare, anche perché siamo azienda che ha le assistenze autorizzate di tanti marchi nel settore della nautica. E in più stiamo aprendo un cantiere navale di rimessaggio e di sosta invernale per poter dare ai nostri clienti questo ulteriore servizio di prenderci cura totalmente della loro barca anche durante tutto l'inverno. Il rapporto della Banca d'Italia ultimamente ci dà dati importanti. Il PIL oggi cresce in Sicilia dell'1,4%. Per la prima volta va secondo l'andamento nazionale, per cui questo ci rincuora e ci dà, come dire, l'energia giusta per poter continuare a lavorare cercando di utilizzare le risorse del POFES 2021-27, dove abbiamo a disposizione circa 1 miliardo di euro di interventi. E lì stiamo ragionando per come dobbiamo dividere e suddividere queste risorse. Lavoreremo molto sul campo della competitività, lavoreremo molto sulla ricerca, sull'innovazione, lavoreremo anche sull'internazionalizzazione, per cui cercheremo in tempi brevi di poter dare sostegno e supporto alle nostre aziende siciliane. Allora, noi offriamo, siamo una società di charter and broker, quindi offriamo settimane in barca a velo catamarani, tra l'altro con dei pacchetti speciali dove praticamente potete fare una vacanza per esempio con lo yoga e il sailing, oppure per esempio con attività particolari come sono per esempio l'apnea e sailing con un istruttore di apnea a bordo, oltre a fare a vivere il mare direttamente con una semplice locazione di un'imbarcazione o un catamarano a vela e girare la Sicilia, la nostra splendida terra. A breve usciranno una serie di bandi che andranno saranno interesse delle piccole e medie imprese, il bando fare impresa, il bando connessioni. Abbiamo fatto anche Ripresa Sicilia, che è stato molto attenzionato visto le richieste anche dal mondo della nautica, dove metteremo risorse aggiuntive per poter finanziare più progetti possibili meritevoli di essere finanziati, che portano sviluppo alla nostra terra e, ripeto, rafforzano il sistema di competitività aziendale, perché le aziende siciliane hanno bisogno di risorse per stare sul mercato. Diciamo che la Cromamì è un'azienda di nanotecnologie nata a Marsale e Torino, dove abbiamo il laboratorio di ricerca. Ci occupiamo di vernici speciali per la cromatura e le protezioni di superficie che vanno sia in mare ma anche fuori mare. Infatti siamo specializzati sia nel settore automotive che in quello nautico. Noi siamo molto grati alla Regione Siciliana perché questa fiera, come le altre fiere che la Regione organizza, dà a noi piccole aziende, che siamo proprio delle piccole aziende, la possibilità di interfacciarci e conoscere nuovi buyer in giro per il mondo. Sì, siamo qua infatti proprio per questo, per promuovere anche le bellezze che abbiamo sotto la superficie del mare e con i svariati siti di immersione appunto che offre la Sicilia riusciamo a coprire un pochino tutte le fasce di subacquee, dai principianti fino ai subacquei tecnici che vogliono vivere emozioni particolari e quindi magari andare a visitare anche le zone appunto con i reperti archeologici. Il prossimo anno ho garantito la nostra presenza. È chiaro che, siccome mi piace sempre crescere a me, dobbiamo garantire una presenza, ma dobbiamo ancora crescere. Se è il caso portare più aziende, se è il caso avere degli... Hey mama, say the way you move, gonna make you swag, gonna make you groove.
I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I... SPX, The New Generation Rib. Ed eccoci con il presidente, colui che ha fortemente voluto la rinascita dello SNIM, da ormai da diversi anni sta crescendo di anno in anno. Ecco Giuseppe Meo, noi siamo rimasti con voi quasi tutto il periodo, oggi è il penultimo giorno, una manifestazione che è cresciuta, come dicevo, tanto sia a livello qualità espositiva, numero di espositori e poi tante persone che vengono a godere di questo spettacolo che è lo Salone Nautico Internazionale di Puglia. Abbiamo visto brand veramente importanti credere molto in questa manifestazione. Ma sicuramente, ma questo è merito anche della qualità dell'esposizione di quest'anno. Noi abbiamo 20.000 metri quadri di esposizione, abbiamo tante imbarcazioni esposte in acqua e a terra, ma è brand davvero di grande prestigio. Noi abbiamo un brand partner come Italia Yacht Store con Pershing, Itama, Ferretti, abbiamo Fiat, abbiamo Rizzardi, abbiamo Pardo, Evo, insomma davvero una cantieristica di grandissimo livello, apprezzatissima dal pubblico, che davvero c'è un'aria frizzante. Sì, le giornate hanno accompagnato, ma sicuramente anche... C'è tanta voglia di mare. Assolutamente sì, noi siamo ancora ad agosto praticamente, però hanno potuto godere veramente del meglio della nautica e devo dire che anche dal punto di vista commerciale già nei primi giorni insomma, si sono chiuse delle trattative importanti. Questo è il senso delle manifestazioni nautiche, per cui vedo che c'è un'aria frizzante, continueremo a lavorare per far crescere ancora questo evento. Tra l'altro un pubblico che non è soltanto il pubblico, diciamo, nel raggio di quello che può essere la provincia di Brindisi, ma io sentivo accenti vari, compresi accenti stranieri, quindi c'erano persone venute da lontano anche. Beh, noi abbiamo avviato, grazie alla collaborazione con la Regione Puglia, con Puglia Promozione, un'attività di comunicazione molto importante quest'anno. Abbiamo raggiunto veramente tanti territori, noi abbiamo registrato un pubblico che viene praticamente da tutta Italia. E abbiamo dei collegamenti diretti a 5 minuti dall'aeroporto, per cui questo ha agevolato sicuramente. Poi venire in Puglia non è mai una brutta cosa, per cui abbiamo veramente un pubblico di appassionati interessato e davvero di grande livello, per cui anche su questo insomma abbiamo raggiunto un obiettivo importante. State lavorando tantissimo anche sui giovani, ho visto tanti ragazzi giovani, comprese tante scuole, che hanno fatto un percorso educativo, perché ecco, non è soltanto la gitarella per vedere le barche, c'è stato un percorso quasi educativo per i ragazzi che sono anche giovanissimi.
Noi abbiamo puntato negli ultimi anni, sempre grazie all'apporto della Regione, ai progetti di formazione. Questo è un settore che ha bisogno di competenze e manodopera specializzata. Noi su questo stiamo lavorando molto. Devo dire che anche l'attenzione dei brand di quest'anno è proprio rivolta a questo, perché ognuno di loro ha delle necessità all'interno degli stabilimenti, delle unità produttive, per cui anche su questo il focus è stato particolarmente apprezzato da tutta la cantieristica presente. Ed è una cosa su cui dobbiamo insistere ancora, uno, per dare prospettive ai nostri giovani, e questo è un settore che ne può dare tante, due, perché dobbiamo colmare il gap che oggi c'è nelle attività produttive, dove non si trova più della manodopera specializzata o dei professionisti del settore. Ecco, su questo la Puglia vuole essere capofila. Abbiamo in mente di realizzare una scuola dei mestieri nautici con la realizzazione di laboratori specifici. Lo faremo sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e daremo sicuramente comunicazione di questo a brevissimo. E non c'è cosa migliore che farli avvicinare, facendoli innamorare di questo mondo, un mondo che affascina. Ecco, quando ci si appassiona poi diventa anche più semplice forse seguire un corso di formazione e magari sognare di diventare protagonisti di un settore dove abbiamo visto che già da piccoli, ecco, iniziano a sognare, e questo forse aiuta molto anche nella vita poi a svolgere un'attività lavorativa sotto un altro profilo, che non è solo il lavoro, ma diventa anche, come per molti di quelli che oggi espongono qua, diventa una vera passione. Sì, noi dobbiamo stimolare i nostri ragazzi ad avere una visione nella vita e ad avere passione. Noi purtroppo, questi sono territori che hanno guardato il mare di spalle, no? Si sono girati industrializzando. Oggi il mare è la nostra più grande risorsa in Italia, nella nostra regione in particolare, con 900 km di costa. Quindi noi dobbiamo veramente appassionare i giovani, perché questo continua ad essere un segmento che, se sostenuto adeguatamente, probabilmente è l'unico che può dare ancora delle grandi opportunità di sviluppo. E questa è una chance che non dobbiamo perdere e non dobbiamo far passare tempo, perché sennò rischieremo di perdere l'opportunità. Prospettive per il futuro, perché qua avete riempito ogni spazio, io non so se si può crescere ancora, perché qua davvero l'avete riempito quest'anno. Beh sì, il Marina di Brindisi comincia a diventare stretto. Ci state stretti qua. Sì, abbiamo dei progetti importanti per integrare anche la città. Abbiamo individuato un'area all'interno del porto della città, un'area importante, 60.000 metri quadri. Stiamo già realizzando il layout della nuova esposizione. Con i collegamenti via mare renderemo Brindisi una Venezia 2. Perché come dire, queste sono manifestazioni che devono coinvolgere il territorio per intero, e entrare nel porto interno ci consente di fare questo. Ecco, io non l'ho detto all'inizio, ho fatto questa intervista con il cappellino, mi hanno onorato di poter indossare questo cappellino che riguarda il corpo che a noi sta molto a cuore, la Guardia Costiera, che è presente tra l'altro con una bellissima presenza che ha accolto tantissimi giovani. Ecco, io dicevo, loro mi hanno detto, anche loro sono qua, sì, ok, per rappresentare quello che è il corpo della Guardia Costiera, ma anche per guardare che cosa fa la cantieristica. Abbiamo visto quella nave nuova che hanno qua ormeggiata, e mi dicevano che sono attenti a quello che i cantieri proprio fanno anche nell'ambito del diporto, perché poi alcune soluzioni possono essere utili anche nell'ambito militare. Ma noi per crescere abbiamo la necessità di coinvolgere l'intera filiera, no? Quindi anche la parte militare fa la sua importante presenza. E questo è un settore che ha una filiera veramente vastissima, e noi dobbiamo mettere insieme tutte le componenti per far crescere le manifestazioni. È sicuramente parte commerciale, ma gli eventi, i momenti di incontro sono importanti, così come la presenza di tutte le istituzioni, che devono testimoniare ancora una volta al pubblico, alle istituzioni stesse, il valore di questo comparto. Sono tutti mezzi importanti che poi hanno una loro produzione, un loro mercato, una loro attuabilità, per cui è importante che noi possiamo inserire all'interno del nostro contenitore tutte queste componenti. E allora io veramente faccio tanti complimenti a Giuseppe Meo e a tutta la squadra che ha lavorato insieme a lui, perché in questi anni la stiamo seguendo da vicino. Beh, c'è stata questa crescita importante, e devo dire che la cosa più bella è vedere con quanto entusiasmo tutti gli espositori hanno dato vita a questa manifestazione. Non la vedono solo come una vetrina commerciale, ma la vedono come un'occasione di trovarsi tutti insieme e di salutare tanti appassionati che vengono anche solo per apprezzare quello che loro fanno. Come diceva Giuseppe, poi c'è chi ha anche concluso trattative importanti, quindi penso che più di questo non potevate ambire ad avere.
No, davvero, io ringrazio voi Francesco perché ci state seguendo da qualche anno e probabilmente anche la crescita che abbiamo avuto è dipesa anche da questa collaborazione che consolideremo ancora nel tempo, perché poi anche voi dei media insomma siete una componente fondamentale per promuovere un territorio, per promuovere l'iniziativa e noi abbiamo bisogno di continuare queste preziose collaborazioni. Sempre che non accetto l'invito della Guardia Costiera che volevano arruolarmi, mi hanno detto che ero abile arruolato, io potrei anche cambiare mestiere e andare in mare, che è il mio sogno, di vivere in mare, dando magari aiutando chi magari ha bisogno in mezzo al mare, perché a me affascina molto la Guardia Costiera, perché davvero sono uomini particolari che quando noi non vorremmo uscire perché il mare è pericoloso, quando ci sono situazioni difficili, loro è il momento in cui devono uscire e andare a soccorrere. Questo a me affascina molto e colgo anche questa occasione per ringraziare la Guardia Costiera, che davvero garantisce a tutti noi amanti del mare di poterlo vivere con un po' più di serenità, no? Perché sappiamo che ci sono loro. Certo, assolutamente, ma io chiederò alla Guardia Costiera di darti un congedo di 5 giorni per lo SNIM 2024. Ringrazio Presidente, noi ci vediamo sicuramente l'anno prossimo con una manifestazione che sarà ancora più bella ed entusiasmante di quello che hanno fatto in questi anni. Davvero una bella squadra e una regione che accoglie come poche regioni sanno fare, quindi complimenti anche alla Regione Puglia. Assolutamente. Ci mette del suo, eh. Si sta lavorando tanto in sinergia. Beh, questo successo è dipeso molto anche da loro, dagli investimenti. Avete coinvolto tra l'altro tutte le varie autorità politiche, quindi c'è un coinvolgimento veramente a 360 gradi, visto che la politica locale ma anche la regione stessa. Non si può fare diversamente, si cresce tutti insieme, da soli non si va da nessuna parte. Devo dire che il clima istituzionale adesso è veramente di grande livello, siamo tutti coinvolti e convinti che questa manifestazione nel tempo insomma, possa continuare a crescere ed essere veramente un volano per lo sviluppo del territorio. Appuntamento 2024, per ora noi salutiamo tutti e vi ringraziamo per l'ospitalità che come sempre è davvero a 5 stelle. Grazie di cuore a voi, vi aspettiamo sicuramente anche il prossimo anno.
Solcare i mari è reale. Navigare è virtuale. Suzuki è Smart Vai. Acquista il tuo motore fuoribordo Suzuki. Approfitta delle promozioni sul nuovo negozio online.